18 anni, Libera ha voluto che una giornata all'anno, il primo giorno di primavera, il 21 di marzo, sia la giornata della memoria e dell'impegno, meglio dell'impegno e della memoria, perché il miglior modo di fare memoria è quello di impegnarci di più tutti, 365 giorni all'anno. E si sceglie ogni anno una regione e poi in particolare una città. Quest'anno non vogliamo dimenticare quello che è avvenuto 20 anni fa, una famiglia distrutta, la famiglia Nencioni, un ragazzo arrivato dalla Sicilia a Firenze a studiare è morto capolicchio, molti feriti. Vogliamo ricordare anche dei magistrati che hanno impegnato la loro vita nella ricerca della verità e nel costruire della giustizia. Innanzitutto Nino Caponnetto, che dopo l'uccisione del giudice Chinnici partì proprio dalla Toscana, dove professionalmente era cresciuto come magistrato, è diventato il capo della procura di Palermo, costruirà quel pool antimafia con Falcone e Borsellino. E noi lo vogliamo ricordare, il suo impegno, il suo coraggio, la sua generosità, come non vogliamo dimenticare il giudice Raffaele Chelazzi, un infarto l'ha stroncato mentre portava avanti delle indagini molto delicate che certamente ci avrebbero consegnato tante verità. Per Luigi Vigna, che è stato procuratore nazionale dell'antimafia, ma soprattutto l'appuntamento che viene fatto a Firenze il giorno 16 e il 21 in tutta Italia è l'abbraccio con centinaia di familiari delle vittime di mafia. È un appuntamento molto importante, non è una cerimonia, non è un solito corteo, ma è un abbraccio fisico proprio a tanti familiari. Veniamo in Toscana anche per affetto, per stima, per riconoscenza in questa terra meravigliosa, tante associazioni, scuole, gruppi, persone che in modi e forme diverse sono quotidianamente testimoni delle cose.